Buongiorno a tutti, siamo qua nel trecentesco castello di San Giorgio, alla Torre del Gusto. Abbiamo come nostro gradito ospite il maestro Mimmo di Francia, che reduce dalla trasmissione Porta a Porta, e stasera si esibirà in un live qui proprio in questo posto meraviglioso, e presenterà il suo libro Cameriere Champagne, edito dalla casa editrice Graus. Allora, maestro, lei è una persona di fama internazionale, molto conosciuto sia in Italia che all'estero, per questa canzone celeberrima che si chiama Champagne. Ecco, può dirci qualcosa di come nasce questa canzone? Insomma, la nascita fu duplice. La prima volta il titolo nacque da un'idea che ebbe un mio caro amico Salvatore De Pasquale, in arte Depsa, che si presentò a casa mia un giorno con un'agenda per farmi vedere le idee che si era appuntato, e c'era una frase scritta che diceva: per una coppa di champagne. Leggendo quella frase fui letteralmente folgorato da un'idea, dissi: dobbiamo fare una canzone intitolata semplicemente Champagne, che racconta la storia di un uomo che, rimasto solo al termine della sua storia, ordina lo champagne per affogare nello champagne la sua tristezza, dicendo cameriere champagne. E questa frase la dissi già musicata, incredibilmente. Deve dire cameriere champagne. Depsa rimase sbalordito e disse: datti subito da fare e scrivi la musica. Perfetto, e da qua ha cominciato, diciamo, la collaborazione sua e di questi suoi amici con Peppino Di Capri, che ha portato nel 74 al successo questa celeberrima canzone. Beh, veramente no. La collaborazione con Peppino Di Capri, per essere precisi, iniziò nel 69, quando io scrissi versi e musica di Tu, che partecipò al Festival di Napoli, andò molto bene, fu la canzone più venduta e più eseguita dalle orchestre, invitata anche a Canzonissime, eccetera. L'anno successivo, nel 70, invece scrissi versi e musica di Me chiama amore, che Peppino Di Capri e Gianni Nazzaro portarono al Festival di Napoli, che si svolse quell'anno a Capri, e vinsero il primo premio, clamorosamente. Poi, due anni dopo, scrissi Magari per Canzonissima, che andò molto bene. E poi nel 73, a ottobre, scrissi una canzone che si chiamava Scusa, che stava scalando le classifiche, quando poi a dicembre uscì il disco, il 45 giri di Champagne per Canzonissima, che uccise in un certo senso le vendite di Scusa e poi esplose. Però tutto nacque da una bugia? Ah sì, sì. La prima canzone che ho scritto a 15 anni si chiamava Na Bugia, è vero, e la portai a Peppino Di Capri, il quale era indeciso se farla o no. Poi alla fine non la fece, ma da un lato fu meglio, perché poi me l'ha incisa il grandissimo Roberto Murolo. Ecco, io desideravo appunto parlare di questo. Lei ha scritto diverse canzoni per Murolo, per Arbore, per Di Capri, naturalmente, insomma, abbiamo già citato, per Fred Bongusto e anche per Andrea Bocelli. Ecco, qual è stata l'esperienza più significativa? Ma non si può dire. In effetti, per Peppino Di Capri ho scritto circa 30 canzoni, per Bongusto ne ho scritti 7-8, non molte, per Muro lo stesso 7-8, poi per Arbore 2 o 3, per Bocelli invece, Bocelli mi ha inciso recentemente, 2 anni fa, ha fatto una splendida versione di Champagne arrangiata da David Foster, il famoso arrangiatore, che addirittura mi ha poi scritto una lettera, una mail, nella quale diceva, e l'ha detto anche in diretta TV, che la mia canzone era la preferita di tutto l'album di Bocelli, in cui c'erano ben 18 canzoni che erano tutti i più grandi classici di tutti i tempi, dalla ragazza di Ipanema alla Vian Rose, a Love Me Tender, a Desafinado. Insomma, io rimasi veramente scioccato da questa sua meravigliosa dichiarazione. Champagne per brindare a un incontro con te, che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia. Dicevamo, Mimmo di Francia, artista internazionale.
qualche cosa, appunto un ricordo bellissimo, che non so, Brasile, Argentina, perché io so che lei ha girato il mondo. Ci vuole raccontare qualcosa anche per i nostri telespettatori, insomma, qualcosa che ricorda in particolare con più amore? Per esempio, un episodio divertente che avvenne in Brasile fu quando io, invitato dalla la Original Marines, mi invitò attraverso il suo amministratore delegato a fare 15 giorni in Brasile, a me e a mia moglie, per farmi cantare a Blumenau, nel sud del Brasile. Però arrivati a Rio ci portarono in un meraviglioso teatro di Rio, enorme, non mi ricordo il nome, il più grande mi pare, con una enorme passerella che si incuneava nel pubblico. Arrivati là, io avevo detto nel pulmino che ci conduceva lì a tutti gli amici che erano nel pulmino, avevo detto che Champagne era la canzone italiana nettamente più famosa in Brasile, che era la pura verità. Quando però arrivammo nel teatro, il presentatore disse: stasera faremo una carrellata su tutti i successi mondiali, per ogni nazione sceglieremo una canzone. Allora, siccome c'erano moltissimi stranieri di tutto il mondo, io temevo, cominciai a temere che o Volare oppure O Sole Mio potevano essere scelte a rappresentare l'Italia, perché avevano una fama più mondiale di Champagne, mentre Champagne aveva una fama enorme in Brasile, in tutto il Sud America, in Libano, in Svizzera, in Venezuela, un po' a macchia di leopardo, che poi Bocelli ha contribuito a estendere. Comunque Bocelli ancora non l'aveva incisa. Quindi allora io cominciai a andare in ansia, dissi: vedete che adesso faccio una brutta figura con i miei amici. Invece a un certo punto il presentatore disse: e adesso per l'Italia abbiamo l'onore e il piacere di avere qui l'autore. Io rimasi sbigottito, della canzone che abbiamo scelto per l'Italia, Champagne. Abbiamo qui Mimmo di Francia. Al che io, che ero vestito con dei jeans e un pullover piuttosto casual, mentre là erano tutti giacche e cravatte, dissi: mamma mia, come faccio? Chiediamo a Mimmo di Francia di venire quassù sul palco a cantarcela. Allora io salii su questo palcoscenico un po' intimidito, andai là, poi la cantai, andai pure bene, perché la andò molto bene, ebbe un uragano di applausi all'uscita dal teatro, autografi. Questo è un episodio divertente. Qualcosa in Italia? Immagino sarà stato veramente un parterre eccezionale, insomma, seguitissimo, eccetera. Vuoi dirci qualcosa? Vabbè, in Italia mi sono capitate 3.000, mi sono esibito molte volte, anche se poco, perché io essenzialmente mi considero sempre un compositore e un autore anche. Autore sarebbe le parole, compositore è quello che scrive la musica. Ora, in Italia sì, mi sono capitate tante esibizioni in tanti posti dove ho avuto successo. Forse la più clamorosa fu una volta al Teatro Diana del Vomero, dove effettivamente il teatro gremito, feci una breve esibizione e alla fine dovetti firmare autografi per quasi mezz'ora. Un successo enorme. Quali sono adesso i progetti in Mondi Francia? I progetti voglio, ho deciso finalmente, io ho fatto già un album tutto in napoletano che si intitola Rotta su Napoli, che se ormai nei negozi non si trova quasi più, però si può ordinare su internet, la casa discografica è la Polo Sud. Rotta su Napoli, adesso voglio fare un album invece con le mie canzoni in italiano, che sono altrettanto importanti, se non di più, quindi con Champagne, Balliamo, Incredibile Voglia di Te e tante altre, magari. E voglio fare un bell'album, questo è il mio progetto. Io comunque ringrazio molto la Torre del Gusto per avermi ospitato in questo posto splendido, veramente unico al mondo. E stasera voglio dare un assaggio, canterò una ventina di minuti delle mie canzoni più famose. Grazie, grazie infinite. Allora stasera avrò il privilegio di ascoltarla. Grazie. Seguiteci sempre www.latorredelgusto.grupposalamone.it. Io colgo l'occasione per far entrare il maestro di Francia. Vi prego di, con un applauso gentilmente, a voi. E qui un grandissimo onore per me. Presentare i maestri di Francia. Siamo privilegiati a presentarlo stasera qua. Maria Salamone, che ringrazio, qui c'è il barone Salamone, per tutto il punto ringrazio il maestro di Francia che ha voluto fare tappa in questa bellissima Castel di Tusa e per farci tanto rappresentare il suo libro,
che ha scritto a quattro mani con il giornalista Michelangelo Iossa, edito dalla casa editrice Kraus. Dopodiché ci farà ascoltare un live delle sue canzoni più importanti, che penso che questo sarà quello che stanno aspettando un po' di più. Io adesso vorrei dare subito la parola a un amico del maestro di Francia, che è il professor Raffaele Gasconi. Ci porta alla rivalutazione, alla valutazione del centro dell'esistenza, che è la relazione interpersonale, e quindi una poetica delle relazioni. Ed ecco la modernità di Mimmo, che attraverso tutta la sua introversione ci riporta a quella poetica delle relazioni, iniziando dalle relazioni amorose. C'è chi non si è innamorato sentendo una canzone di Mimmo di Francia, cantata da lui o cantata da Peppino. Possiamo raccontare adesso invece dall'onorevole Nuccio Carrara, che abbiamo anche lui il piacere di avere qui come relatore di eccezione. Grazie Nuccio. Perché musica e parole devono viaggiare insieme, anzi la musica dovrebbe dare spessore e profondità alle parole, e le parole dovrebbero anche esplicitare in un certo qual modo la musica. Quando io non capisco le parole, meglio rinunciarci. E parlando del maestro di Mimmo, tipo, quando io mi approccio a un libro, la prima cosa che faccio, seguo un consiglio di uno scrittore di cui in questo momento non ricordo il nome, perché alla nostra età la memoria fa un po' difetto, che diceva che il lettore cerca nel libro se stesso. Amore scambiato, trovate il povero. Amore mi ha ricevuto, che si passa a fare. Amore stracontente, ha superato niente, così pigliate tutto, senza manca ringraziare. Amore di tutti, ai mono sono felice, eppure chi lo dice sa tutta la verità. Senza pian piano, come fate scema, o sono io per cercare te. Amore mi è soppare, c'è tante ciamatine, con sola che cantava la canzone insieme a te. Amore innamorato, ma mai una volta sola, e dita sta parola, la si amici favorita. Amore senza cuore, amore senza amore, così da l'uscizia e lo fa piangere. Suoni la manina, suoni la battaglia, dimmi che sei tu con me. Alla Torre del Gusto con uno dei più grandi chef siciliani, Gigi Mangia. Stasera ci ha preparato una salsa alle more. Vuole illustrarci di che cosa si tratta? Allora, innanzitutto devo dire che questa è veramente la Torre del Gusto, e aggiungerei del buon gusto, perché
è un posto magico, meno che magico non si può dire, di una bellezza travolgente, devo dire, e con la simpatia, l'eleganza e la piacevolissima sorpresa degli ospiti, di grandissimo spessore culturale e intellettuale. Questo mi ha riempito il cuore. Oggi è stata una giornata molto bella per me, perché ho visto dei posti di Sicilia e dei siciliani veramente ai grandissimi livelli, a quelli che vorremmo tutti ci fosse sempre, sempre, sempre. Questo piccolo scherzo, diciamo, che ho fatto stasera con le more è una cosa molto semplice. Io credo che si debba innanzitutto valorizzare qualsiasi cosa abbiamo di peculiare nei nostri territori, e credo soprattutto che la difficoltà oggi nella cucina, come in tutte le cose, è nel far incontrare bene. Allora, è difficile far incontrare bene, per esempio, le persone che devono guardare al nostro futuro, purtroppo è difficile. È difficile, per esempio, fare incontrare per esempio dei sapori, è difficile fare incontrare ingredienti. Allora io dico che l'arte oggi in cucina è quella di riuscire a fare questi matrimoni. Io dico che il cuoco, perché mi piace più cuoco che non chef, devo dire la verità, chef mi dà un'idea di militare, cuoco mi dà un'idea di mestierante, e il mestiere secondo me è l'anticamera dell'arte. Ce l'hanno insegnato i nostri pittori, ce l'hanno insegnato i nostri grandi artisti del Rinascimento. Comunque lei fa dei capolavori e noi già questo lo sappiamo. E allora cosa ho fatto? Questa sera non ho fatto altro che fare delle more freddissime e semplicemente tritarle fortemente. E quindi è venuta fuori una specie di sorbetto senza nessuno zucchero, senza nessuna aggiunta, soltanto con quello che ci ha dato il Padre Eterno. Ed è una qualcosa che possiamo utilizzare per tante cose, perché lo possiamo utilizzare per completare un pesce, per esempio, dicevo, delle ricciole, del tonno, dei pesci di grossa taglia. Scusi, e dei pesci praticamente bolliti? No, io dico dei pesci grigliati. Dei pesci grigliati oppure dei pesci salsati, per esempio con le salse, come per esempio la salsa eoliana, con la salsa di capperi, con la salsa di olive, con le salse di pomodoro. Allora, di pomodorini, non a salsa, ma diciamo il picchio pacchio classico, l'acqua di mare. Perché? Perché io credo che il contrasto tra il freddo e il caldo, ma soprattutto tra la proprietà che ha assolutamente di sgrassatura della bocca che hanno le more di rovo, o che possono avere per esempio le ciliegie, o comunque tutti i piccoli frutti rossi, si accoppino perfettamente con tutto quello che possa essere dei prodotti della griglia. Basti pensare, per esempio, tra qualche periodo avremo le griglie di salsiccia ma anche di castrato. E allora a quel punto lì, per esempio, che salsa consiglierebbe? Ecco, io consiglio di mettere questa fredda, perché praticamente sgrassa immediatamente e nello stesso tempo ti rende più leggero. E ricordiamoci una cosa, che le more di rovo, come tutti i piccoli frutti rossi, sono incredibilmente digestive, quindi ci facilitano la digestione anche di piatti particolarmente difficili. E il fatto che siano senza zucchero credo che siano adatti anche a persone diabetiche, persone che hanno delle patologie. Assolutamente sì, noi non mettiamo zucchero perché il frutto maturo non ce n'ha di bisogno, ma soprattutto in questo modo è veramente una grande inclusione, perché dopo assumere sia il diabetico che il celiaco e comunque l'intollerante non c'è una difficoltà. Grazie a Gigi Mangia e vi aspettiamo prossimamente sulla terra. Compagnia, ma io devo festeggiare.